Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questa nuova recensione e oggi parliamo di un giocatore che mi piace davvero moltissimo. Sto parlando di Wilfried Zaha, un giocatore recentemente passato a Manchester United, inglese e con carta argento rara. Inutile dire che è un giocatore buggatissimo e ora andremo a vedere in primis i dati oggettivi e poi i miei pareri soggettivi. Inutile dire che il suo ruolo è AD o ATD, come vedete sulla carta, però penso ci sia una versione AD che non ho mai provato. Rende secondo me molto di più come AD o come ATD. Comunque, anzi, anche rende molto di più come ATD che come AD, perché io l'ho provato in tutte e due e devo dire che come ATD fa molti molti più gol. Comunque, ha 20 anni. È alto 1,80, 180 cm, suo piede preferito è il destro, attacco e difesa di cioè intensità di difesa attacco, quindi attack work rate e defense work rate medio, piede debole 3 stelle e skill moves 4 stelle. Ok, questi sono i suoi dati anagrafici, diciamo, sul gioco. Se andiamo a vedere le sue caratteristiche. Direttamente da Footead vediamo in verde un 82 di dribbling, assolutamente giustificato, un 85 di accelerazione e un 81 di agility e un 86 di sprint speed. Quindi già notiamo che è un giocatore molto elastico, molto veloce, ma vedete mo anche moltissimi, devo dire, parametri in rosso. Ragazzi, state tranquilli che sono tutti sfasati, tutti falsissimi. Innanzitutto partiamo dal ball control, quindi dal controllo di palla. Non sbaglia mai un primo tocco, quindi già è tutto dire. Non sbaglia mai un primo tocco, porta sempre la palla molto bene. Quindi io mi azzarderei a dire che come ball control ha anche un bel 88, quindi 10 in più. Sarò un coglione, sarò uno che non se ne intende per niente, ma mi sento dire che è un mini, 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 mini Cristiano Ronaldo a livello di tocco di palla. A me sembra così. Mi posso sbagliare, ma sono pareri personali. Poi abbiamo un 72 di finishing, quindi di finalizzazione. Purtroppo è uno di dei crucci di Wilfried. Infatti lui non si trova sempre al momento giusto, al posto giusto, però non sempre insaccherà. Infatti capiterà molto spesso che vi sbagli un gol molto facile. Poi magari ne fa di difficilissimi, però magari davanti al portiere è più facile che sbagli che non. Passiamo al tiro. Wilfried ha un buonissimo tiro, però ragazzi sento dire che abbia una bomba, perché ha un buon tiro preciso, che almeno ragazzi una volta su 5 un gol ve lo fa, un bel gol long shot ve lo spara. Però devo dire che comunque non ha un tiro molto forte. Purtroppo ha 59 di shot power, quindi di potenza di tiro. E non dico che proprio lo giustifico come parametro, però darei più un 70, ecco, che non è moltissimo, ma non è neanche troppo poco. Poi, vabbè, abbiamo anche un 59 di passaggio che in un AD, quindi in un 4-3-3, il passaggio è importante. Lui fa dei buonissimi cross, devo dire, e è nulla, dei buonissimi cross, poi comunque sia fa dei buonissimi lanci ed è ottimo, ottimo anche per quanto riguarda il passaggio. Poi la difesa non ci interessa e uno dei suoi contro è il colpo di testa. A stento, ma molto a stento, vi farà un gol di colpo di testa. Però via, dato che non è proprio una punta centrale, si abbina in un modulo quasi sempre a una punta, quasi sempre in tutte e due si abbina a un modulo, in tutti e due i moduli si abbina a un modulo appunto con una punta, appunto con una punta, non serve così tanto che si trovi perfettamente in area nel momento del cross. Quindi niente da dire su Wilfried. Andiamo a quelli che sono proprio i pareri miei soggettivi su questo calciatore pro e i contro. Ok, allora adesso andiamo ai pro, che sono molto più dei contro. Beh, inutile dirlo. Allora, come ho detto prima, tra i pro c'è l'agilità e la velocità. Come
avevo appena accennato, bla bla bla, mi sembra Cristiano Ronaldo. Esatto. Ho bestemmiato, però mi sembra Cristiano Ronaldo. E, per quanto riguarda la velocità, anche un parametro buggatissimo. Io gli darei almeno un 91, almeno, proprio almeno. E aiuta molto l'agilità, quindi direi un 81, ma diciamo che non posso definirlo buggatissimo perché già 81 è alto, però via un 85, via. Va bene. E quindi un 91 di pace più un 85 di agility fa un giocatore davvero molto elastico, molto bello. Poi comunque si ha un buon fisico, quindi è buono, è buono. Passiamo adesso al dribbling. Allora, Zha ha un dribbling mostruoso, mostruoso, visto, ma quasi sempre riuscirà a scartarvi l'avversario, sia in velocità che con skill, davvero. Un fenomeno anche in quel parametro, in quella caratteristica, davvero molto agile nei movimenti e mai macchinoso, quindi ottimo anche per il dribbling. Poi, come ho detto prima, un ottimo, ottimo, ottimo controllo palla di quelli che piacciono proprio a me, a Cristiano Ronaldo. Non sbaglierà mai il primo tocco, quindi è molto difficile che magari su un passaggio lui magari la tocchi e poi la palla va, non lo so, a Milano. No, lui la terrà sempre saldamente piantata alla pianta del terreno, quindi anche di lì, ottimo. Poi, posizionamento, come ho detto prima, ha un 71 scarso di posizionamento, però si trova sempre nel momento giusto, al posto giusto, e infatti fa molti, molti gol di rapina. Purtroppo, però, ha un buon posizionamento, però è difficile che si faccia vedere. Sì, beh, forse ho detto due cose praticamente separate, però magari in campo è molto marcato, non fa molti, non si smarca più di tanto, non in area, ma proprio a farsi vedere in campo. E quindi è un po' difficile trovarlo, quindi dagli la palla se non lanciandolo. Però, vabbè. Poi, vabbè, ho messo Warcraft perché ha due buoni Warcraft, sia d'attacco che di difesa. Un giocatore che difende è sempre molto molto accettato, molto molto ben accetto nella mia squadra, penso anche nella vostra. Zha attacca molto bene e difende altrettanto bene. Ok, questi sono i pro di Wilfred Zaha. Adesso passiamo ai control. Ok, mi sono dovuto far venire in mente i contro da dare a questo giocatore. Alla fine mi sono venuti, ma dopo tanto, dopo tanto tempo. Allora, abbiamo nei contro il colpo di testa, come ho accennato già prima. Sì, non è un attaccante di peso, Zha, però quando si deve far trovare lì per colpire di testa, ve la manderà alta oppure non farà gol. Ecco, quindi uno dei suoi cruci è questo, anche perché comunque non è aiutato dalla sua stazza, dal suo 1,80. E quindi ho messo colpo di testa. Infatti abbiamo solo la carta 55. Finalizzazione a 76, mi sembra. Invece no, 72. Comunque, appunto, finalizzazione. Sbaglierà molto spesso l'ultimo tiro. Quindi 1-1, 1 contro 1 con il portiere, facilmente sbaglierà. Poi abbiamo, appunto, come sempre accennato prima, accenno tutto prima, il tiro debole, cioè non il tiro debole, ma un tiro debole molto preciso, ma non troppo forte. Ok, questi sono i pro e i contro, il parere soggettivo e le statistiche e i dati oggettivi di Wilfred Zaha. Spero che la recensione vi sia servita, spero di esservi stato utile, ma non è finita qua perché adesso ci sono le clip, quindi da un saluto da Flash Together, un saluto da Flash Together e nulla, bella!